Ed eccola. Buongiorno e ben ritrovati. Oggi preparerò con voi la crostata Arlecchino, una crostata perfetta per questo periodo di carnevale, una crostata con tanti inserti di colori differenti, che richiama appunto il vestito di Arlecchino. Inizio preparando la base di questa crostata, che sarà una base morbida che cuoceremo nello stampo furbo, quindi non pasta frolla. Rompo in una ciotola due uova. Ottima anche per chi non ha troppa dimestichezza con la pasta frolla e non vuole impastare a mano. Alle uova aggiungo 150 g di zucchero e la buccia grattata di mezza arancia. E mescolo con una frusta a mano. Aggiungo ora i liquidi, 50 ml di latte e 80 ml d'olio di semi e continuo ancora a mescolare. Aggiungo ora un pizzichino di sale e inizio a incorporare le polveri. La base sarà leggermente al cioccolato, leggermente scura, quindi metto 20 g di cacao amaro in polvere. E aggiungo poi 230 g di farina. Insieme ad un cucchiaino di lievito. L'impasto si è fatto denso. Continuo a mescolare con una forchetta. Potete anche utilizzare le fruste elettriche. Già pronto. Ho preso poi uno stampo furbo da 28 cm. Lo stampo furbo è quello che qui ha il gradino, che poi in cottura forma proprio quello scalino in cui si può mettere la crema. L'ho leggermente unto e cosparso di cacao amaro. Ora ci verso all'interno l'impasto che ho appena preparato. Distribuisco per bene. E in forno a 180 gradi. Ed eccola cotta. E la capovolgo su un piatto. Ora all'interno del gradino che si è formato metto 200 g di crema alle nocciole. Ho preso poi quegli zuccherini colorati che dentro sono pieni di cioccolato e con tanta pazienza li ho divisi per colore. Ora li userò per fare dei quadrati colorati. Se non avete la pazienza di metterli tutti, così potete anche farli cadere a pioggia mescolando tutte le palline colorate. E
E la nostra crostata Arlecchino è pronta. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani. Ne tagliamo una fetta.